Doveva essere un carnevale speciale per Francesco De Grandis. Lui per l'occasione aveva preparato quel numero uno che doveva essere incendiato in piazza come tradizione, ma purtroppo il 13 febbraio scorso Cicillo, come veniva chiamato, è stato tragicamente ucciso. L'amministrazione comunale ed il sindaco Filippo Paolini hanno voluto ricordarlo, sparando quel carnevale ed esponendo nei giorni scorsi all'auditorium diocleziano alcune teste di cartapesta che aveva costruito. Oggi doveva esserci lui qua con noi a godere di questo bellissimo momento. Uno dei maestri di cartapesta, non è facile lavorare la cartapesta, per cui lui ci ha messo tanto tempo, era nel suo garage, vedete quelle bellissime teste. È a lui che dedichiamo questo sparo nel ricordo e per questo saluto tutta la famiglia che sicuramente è presente qua in mezzo a voi. Questo pupazzo che vedete con il pallone, il portiere è stato preparato da lui espressamente. Un grande applauso dedicato a Cicillo, persona riservata, umile, dal triste destino. Brucia il suo ultimo carnevale.